Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. La notizia era piuttosto telefonata e ovviamente ieri è arrivata l'ufficialità e oggi vi porto il video. Lionel Messi dopo tipo 20 anni dal suo debutto, ragazzi, dopo 20 anni dal suo essere all'interno del mondo del calcio vince la sesta scarpa d'oro, ragazzi, la sesta scarpa d'oro. Ieri è stata ufficializzata come cosa in Liga, ha segnato una quantità straordinaria di gol, mi sembra un 35 gol in Liga Spagnola, che sono veramente tantissimi, e appunto si porta a casa la sua sesta scarpa d'oro in carriera, che sono numeri strabilianti, che sono numeri pazzeschi, senza uguali. Ora, volevo parlarvene perché innanzitutto complimenti a Leo, complimenti a Lionel Messi, che comunque continua imperterrito a distruggere ogni tipo di record che gli si ponga davanti. Però al di là di questo ne volevo parlare perché per mettere un attimo in chiaro il mio punto di vista sul pallone d'oro per quanto riguarda fine anno, perché mi ricordo feci quel video con Fabio, con Gabbo, con un po' di gente in cui parlai del fatto che avessero dato il miglior giocatore a Messi, spiegando il perché non ero d'accordo e sperando che il pallone d'oro non lo avrebbero dato a Messi. Io non ho nulla contro Messi, anzi ci mancherebbe altro. Credo che Lionel Messi insieme a Cristiano Ronaldo, a Maradona, Pelé e Ronaldo facciano parte della top 5 dei migliori calciatori di sempre. Ronaldo il fenomeno, dei calciatori migliori di sempre. Questo è il mio punto di vista, in ordine sparso, poi fate voi. Spesso mi stufo a doverli mettere in ordine, perché secondo me mettere in ordine 5 campioni del genere è un po' come, sarebbe un po' come screditarli. Quello che io vado a dire quando dico che non voglio che Messi vinca il pallone d'oro è perché, ragazzi, voi dite, allora decidiamo se darlo al miglior giocatore del mondo, a quello che vince di più. No, è stato già deciso. Per quello che hanno fatto durante gli anni è stato già deciso. Si viene dato al giocatore che vince di più, il giocatore protagonista che vince di più. Ok, quando ha vinto Modric, che ha vinto la Champions con il Real Madrid, poi ha fatto la finale con la Croazia, certamente anche quell'anno Messi e Ronaldo spiccavano su tutti, ok? Al di là poi di prestazioni scarse durante l'anno, Messi e Ronaldo erano ancora i migliori per distacco. Eppure, sinceramente, lì il pallone d'oro lo meritava Modric. Ora, quando io vado a parlarvi di pallone d'oro perché secondo me è bello darlo a giocatori che in una stagione spiccano come i migliori dell'anno. Il pallone d'oro per me va dato al giocatore che quella precisa annata è spiccato. Per dire, l'anno dello scudetto dell'Leicester poteva vincere la Champions, fare il trade e chi vi pare. Quell'anno il pallone d'oro secondo me avrebbe dovuto darlo a Jamie Vardy, perché è un miracolo che non succederà più. E Vardy, che ha trascinato il Leicester alla vittoria della Premier League, ragazzi, meritava quel trofeo. Secondo me l'anno del triplete dell'Inter il pallone d'oro lo meritava Diego Milito, oppure un altro qualunque giocatore dell'Inter, ma assolutamente non lo meritava Messi. Ecco, per questo dico che quest'anno per me Messi non lo merita, perché oggettivamente se lo dovesse vincere Messi, così come se dovesse vincerlo Ronaldo, non ci sarebbe niente di clamoroso. Entrambi hanno vinto in territorio nazionale, entrambi hanno fatto molto bene, entrambi hanno fatto ancora una volta la differenza. Però giocatori come Alisson, ragazzi, oggettivamente quest'anno merita il pallone d'oro a mani basse. Cioè, lo scorso anno il Liverpool praticamente non prendeva mai gol, quest'anno arriverà primo a dicembre perché c'ha un vantaggio di punti pazzesco. Ha vinto la Champions Alisson, ha vinto la Coppa America subendo un gol, tipo un gol in finale Alisson, forse ne ha presi un po' di più, mi sembra proprio un gol in finale, spero di non sbagliare. Quest'anno, ragazzi, il pallone d'oro per me lo dovrebbe vincere a mani basse Alisson. Però qualora dovesse vincerlo Van Dijk, che comunque in Nations League è arrivato secondo, si è qualificato appunto per gli europei, poi successivamente ha vinto la Champions League da stra protagonista senza mai subire un dribbling, è arrivato secondo in campionato facendo un sacco di punti, cioè sicuramente non sarebbe niente di clamoroso. Anche in quel caso io accetterei, perché mi sembrerebbe abbastanza logica la cosa. Però dal momento in cui tu dovessi dare il pallone d'oro a Lionel Messi ancora una volta, nonostante le grandissime prestazioni, un portiere, perché molti dicono vabbè, se non l'hanno dato a Buffon nel 2006 non lo danno più a nessuno. Non è così, in questo momento Alisson per me merita il pallone d'oro. Quell'anno non l'hanno dato perché c'era Fabio Cannavaro, che era Gesù. Se non ci fosse stato Fabio Cannavaro l'avrebbero dato già Luigi Buffon.
E poi si lamentano, vabbè, però cioè, se l'ha vinto solo Yashin non posso andare a questa ad Alisson. Perché? Cioè, perché? C'è un portiere che praticamente fa il difensore, che non ha mai preso gol in Champions, che non ha mai preso gol in Copa America, ha vinto la Copa America con il Brasile, che in Champions ha fatto gli sfracelli e ha vinto la Champions, in campionato è arrivato secondo con il Liverpool facendo 100 punti. Cioè, se non lo dai questa ad Alisson, quando lo dai più? Ma vogliamo darla a Van Dijk? Diamola a Van Dijk, va benissimo così. Secondo me è questo, ma questo è il mio punto di vista e voi potete tranquillamente essere d'accordo o no. Al di là di questo faccio i complimenti a Messi ancora una volta per la sesta scarpa d'oro in carriera. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, mi piace, mi è piaciuto, dislike vi ha fatto cagare, ma spiegatemi il perché. Grazie per aver visto questo video, buona serata come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.